Ciao Paolo, buonasera. Corrado lo sito del Messaggero. Ottima prestazione complessiva della squadra, in particolare tua. Che cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Una crescita tecnica, diciamo più mentale? Dalla sensazione anche nella scorsa partita con la Penese, sinceramente, secondo me hai fatto un'ottima prova. Ma oggi, diciamo, ti sei superato proprio dal punto di vista anche del senso della posizione e tutto, consentendo anche alla squadra di crescere. Ma sicuramente non è cambiato niente, adesso abbiamo capito appieno il lavoro che richiede il mister, adesso ci siamo compattati e siamo andati subito, diciamo, iniziando la stagione con quello che voleva fare già dall'anno scorso. Quindi noi dobbiamo pensare solo a star bene fisicamente e a fare quello che ci richiede. Diciamo che la scorsa partita non era stato facile perché quando vai subito sotto cambiano un po' tanti meccanismi, però poi diciamo che abbiamo fatto una grande cosa a recuperarla e stasera diciamo che volevamo riscattarci, volevamo vincere a tutti i costi e così è stata. Sì, Enrico Fanelli, Perugia Today e Tifo Grifo, ti chiedo, è stata una settimana un po' particolare con voi indubbiamente, soprattutto con alcune questioni, il mercato in primis. Ti chiedo quanto è stato difficile fare gruppo e quanto può valere questa vittoria anche in considerazione di questo, insomma. Ma sicuramente questo è un periodo difficile per tutti, perché siano giocatori che società non è facile, però noi siamo stati bravi, diciamo, a isolarsi da questa cosa e stasera l'abbiamo dimostrato, pensando solo al lavoro e a vincere la prima in casa. Domanda io. Che cosa cambia nel giocare diciamo col il doppio interno di centrocampo rispetto a un centrocampo a tre come capitava qualche volta l'anno scorso con due mezzali? Ma sicuramente giocando a uomo in fase di possesso, diciamo che dipende anche dalla squadra avversaria come viene a prenderci, diciamo se vengono a prenderci a centrocampo, sono una squadra che diciamo è a centrocampo a tre e noi siamo a due, diciamo che siamo in svantaggio, quindi dobbiamo cercare di fare certe rotazioni che è diverso. Metti caso con un mediano basso c'è più molle di gioco, però dipende se loro hanno un trequartista. Quindi diciamo che stasera loro giocando con un 4-3-3, le due mezzali loro ci venivano a prendere, però noi siamo stati bravi, diciamo, a giocare la palla sopra e andare sulla seconda palla, diciamo. Invece a questa partita hai sofferto più i trequartisti, diciamo gli Sì, inserimenti dei diciamo loro. che oggi abbiamo avuto anche un approccio diverso perché abbiamo fatto un'organizzazione in fase di non possesso uguale alla scorsa e ci siamo organizzati diversamente, siamo stati bravi ad adattarci e diciamo è andata bene. L'ultima cosa, a Carpi si potrebbe anche non giocare, no? Se dovesse esserci sto rinvio, secondo te può essere un vantaggio o uno svantaggio? Perché comunque avete, cioè comunque sia, cioè sembra che proprio che abbiate preso un buon ritmo, insomma. Ma io, se devo dire la mia, spero che giochiamo perché per noi la stagione non è iniziata con la Pianese, ma è iniziata l'11 di agosto in Coppa Italia. E due partite in più vogliono dire tanto e io spero che giochiamo, poi non sta a noi decidere, vediamo e aspettiamo.